jungle. Spero sia viva, Albano Carrisi, per la prima volta a quasi 27 anni dalla scomparsa, apre alla possibilità che sua figlia Ilenia sia semplicemente svanita nel nulla, e non morta. Se Romina è convinta che Ilenia sia viva, io non posso fare altro che sperare che abbia ragione, spiega il cantante pugliese, rifacendosi alla convinzione della sua ex moglie Romina Power, l'unica a non accettare quanto stabilito anche dal tribunale di Brindisi proprio per volontà di Albano. La dichiarazione di morte presunta della ragazza, l'ultima traccia di Ilenia a New Orleans. Alberto Cordova, guardiano dell'acquario cittadino, affermò di aver visto una ragazza bionda tuffarsi nel Mississippi gridando "Io appartengo alle acque", un gesto a metà strada tra il suicidio e il delirio mistico. Decisivo per le sue sorti l'incontro con l'artista di strada, Egur Alexander Masakela, mai piaciuto ad Albano per i suoi trascorsi tra droga e violenze sessuali. Era con lui quel 6 gennaio 1994, in hotel. Masakela se ne va il 14 gennaio, pagando anche per Ilenia. Qualcuno, spiega il quotidiano nazionale, pensa che sia andata in Belize, insieme all'uomo, mentre la pista del convento di Sant'Antonio a Phoenix, Arizona, è ostinatamente secretata. Il cantante ha respinto le critiche di chi lo ha accusato di aver raccomandato la sua primogenita. Con lui nel programma Rai in partenza il 27 novembre. Ci sarà anche Jasmine Carrisi nel cast di The Voice Senior, il talent show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, che da venerdì 17 novembre darà la possibilità agli Under 60 di esibirsi per mostrare il loro talento. La figlia 19enne di Albano e Loredana Lecciso sarà nella schiera dei giurati del programma in coppia con il padre che, in un'intervista rilasciata a Di Più TV, ha respinto le critiche di chi sostiene sia stata raccomandata da lui. Mi accusano di nepotismo. Robe da matti. È mai possibile che debba esserci sempre qualcuno che critica? Io dico, prima cercate di conoscere mia figlia, poi vediamo se avrete ancora voglia di criticare, ha affermato il cantante pugliese, precisando che la scorsa estate ha ricevuto la proposta dalla produzione di The Voice Senior di partecipare al programma e in seguito quella di estenderla anche a Jasmine, entusiasta la ragazza, che di recente debuttato nel mondo della musica con il brano Ego e che, racconta Albano, lo ha sempre seguito artisticamente sin da bambina, costruendosi così una certa competenza in ambito musicale. Come ha girato il mondo, si è fatta un'idea di tutto il panorama musicale in generale e può perfettamente giudicare anche un signore di una certa età. Lei è sveglia e matura, sono convinto che anche nel giudicare saprà trasmettere al meglio le sue motivazioni, ha affermato il cantante. Jasmine Carrisi, a papà Albano piace il mio rap, io non ascolto la sua musica. Lo scorso giugno Jasmine Carrisi ha debuttato da cantante con Ego, brano rap uscito qualche giorno fa come suo singolo di esordio. Ho sempre voluto fare musica, fin da piccola, ha raccontato a proposito la giovane fresca di diploma in un'intervista al Corriere della Sera dove ha confidato le prime impressioni su una carriera artistica, che sarà parallela a quella universitaria particolarmente calveggiata dai suoi genitori. Ci tengono molto che io studi. Ma mi hanno fatto in bocca al lupo, ha detto Jasmine rispetto alle reazioni di mamma e papà. E a proposito di Albano, Jasmine ha confidato di non ascoltare la sua musica, vorrebbe che lo seguissi un po' di più, ma proprio non ci riesco, ha ammesso la ragazza, autrice e interprete del brano rap con influenze pop. Ego, a cui il padre ha dato un giudizio positivo, sì, gli è piaciuto, anche a mamma, fratelli e sorelle.